Amici dei profumi, amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. Oggi un video speciale dedicato alla colazione di Natale. Prima di cominciare vi ricordo, se vi fa piacere, di iscrivervi al mio canale Profumizio, di seguirmi su Instagram Profumizio Fabrizio, su TikTok Profumizio e su Vinted sempre Profumizio. Video speciale perché è Santo Stefano, auguri a tutti gli Stefani, le Stefanie. Un giorno di festa e quindi volevo fare due chiacchiere con voi presentandovi questi prodotti che mi sono piaciuti molto e che sono di Pupa, di questa linea Breakfast Lover. Vi faccio vedere il dolce a schiuma, questo croissant e questo cappuccino. Poi ho anche quello toast che non ho però qui presente, però ho tutte e tre le profumazioni di questa colazione un pochettino gourmand che ha creato Pupa. Il set che è fatto in questo modo, la borsa, il bagnoschiuma, che forse è una doccia, latte doccia, molto buono, eh? Devo dire che lascia la pelle morbida, sembra quasi di usare anche la crema. È composto così, quindi la sacca, l'acqua per il corpo e il bagnoschiuma. E costa 24,50 euro da prezzo di listino. Però io l'avevo comprato con il Black Friday e l'avevo pagato col 30% di sconto. E ho visto che anche nei negozi da Caddys, per esempio, si trova sui 18 euro. Poi, naturalmente, man mano che passeranno le feste, secondo me un po', scenderanno. L'unica cosa, ecco, su cui non mi trovo, d'accordo è appunto la vendita obbligata dell'acqua per il corpo con il latte doccia. Io le avrei vendute come avevano fatto l'anno scorso singolarmente, perché appunto dover spendere 20 euro per comprare un latte doccia e io ho la casa invasa dei latte doccia, non mi interessava, preferivo soltanto prendere l'acqua profumata. Tra l'altro sono 5 di questa linea Breakfast Lovers e io ne ho comprati soltanto 3 proprio per questo motivo, altrimenti le avrei comprate tutte e 5. Quelle che mancano sono all'arancia e al kiwi, quindi la parte, diciamo, fruttata della colazione. Infatti quello di arancia sa proprio tanto di succo d'arancia, molto piacevole, sa proprio del succo che si beve al mattino, molto carino. E poi quello di kiwi sa di kiwi dolce, non aspro, molto un kiwi maturo, quindi sono piacevoli anche quei due. Però appunto avevo sempre questo problema, di acquistare due cose quando me ne serviva, tra virgolette, perché ho tanti profumi, tante acque per il corpo, soltanto una. Poi c'è tutta una linea fiorita, dove invece le singole acque per il corpo vengono vendute. La linea fiorita ve la segnalo perché comunque sono profumazioni molto buone. Quella che a me è piaciuta di più è quella Margherita Daisy, mi sembra. Davvero ottima. Un profumo di ammorbidente, fiorito, di primavera, molto molto carina. Poi comunque anche le altre erano tutte buone, però io, diciamo, ho deciso di soffermarmi sulla parte gourmand. Poi magari appunto durante l'anno anche le altre acque fiorite arriveranno in casa Profumizio. La prima fragranza di cui vi parlo è questa, Toast, che vorrebbe richiamare il pane tostato. Infatti ha questo sentore, di pane, però di pane non quello del toast, quello bianco, ma sa proprio di pane dolce, pan brioche, ricorda addirittura un pane dolce appena sfornato. Molto buono, questa è una profumazione interessante che tra l'altro, mi ricorda anche il profumo Fior di Pane. Vi metto poi l'immagine. L'apertura di Fior di Pane è molto molto simile a questa. Poi Fior di Pane diventa un fiorito molto piacevole, però non molto originale secondo me. Invece, vabbè, qui si mantiene
questa sensazione di brioche, che comunque mi piace, insomma, di pan brioche, di pane dolce, di briochine, molto buono. Quindi non è un pane vero e proprio. Comunque mi aveva incuriosito e devo dire che questa è la più buona toast. Poi abbiamo quella al croissant, questa qui, me la spruzzo. Questa al croissant, ecco, se dovessi dire che sa di croissant, no. Questo sa un po' più come fosse una torta. Oppure un impasto di brioche, ma quelli industriali, diciamo. Non mi ricorda assolutamente il croissant francese, quel trionfo di burro, anche un po' salato. È buono, è piacevole. Però ecco, non sa di croissant. So che questo ispirava molte persone. Però ecco, se dovessi dire più di croissant, naturalmente un po' all'italiana, scusate, ho preso quello cappuccino, più all'italiana sa questo di toast, ha un sentore un po' più briochato. Concludo appunto con cappuccino, questo mi ha un po' deluso perché non sa tanto di cappuccino. Ha un sentore quasi come di latte, ma leggermente macchiato. La nota del caffè si sente poco. Si sente questa nota lattonica un pochettino sporcata. Sembra quasi da cacao più che da caffè. Comunque, vabbè, poi sul corpo sono piacevoli. Poi sono acque anche molto delicate, non bruciano. Però questa, ecco, me l'aspettavo un pochettino più spinta dalla parte del caffè. E quindi queste sono le tre acque. Poi appunto c'è quella all'arancia, che vuole richiamare la spremuta, e il kiwi. Quindi hanno ripercorso tutta la colazione. Ci sono questi latte doccia, le creme corpo. Quindi alla fine io ho acquistato tre set, appunto composti dalla sacca e dal latte doccia più il suo profumino, acqua per il corpo. Quindi ce l'ho toast, croissant e cappuccio. Poi era presente, come vi dicevo prima, l'arancia, il kiwi. Comunque sono dei buoni prodotti, anche i latte doccia li avevo provati della Pupa in passato, sono ottimi, però avrei preferito, infatti l'ho scritto anche all'azienda, avere soltanto la possibilità comunque di comprare soltanto lo spray, come è stato fatto l'anno scorso. Per esempio, poi dopo aver l'anno scorso comprato lo spray cookie, mi ero comprato anche il latte doccia, però uno solo. Adesso qua me ne ritrovo tre e quindi secondo me non va molto bene. Invece la parte fiorita vengono venduti singolarmente nella scatola di metallo come lo scorso anno. Comunque una linea gourmand, una linea carina, secondo me è una bella idea regalo. E poi queste acque per il corpo appunto sono molto piacevoli, molto in sintonia con il periodo che stiamo vivendo. Bene, mi sembra di avervi detto tutto, un video breve e rapido per farvi vedere questi acquisti che comunque avevo fatto da un po', che però mi piaceva l'idea di presentarvi in queste giornate festive. Ancora buon Santo Stefano, mi raccomando iscrivetevi al canale, un grande bacio, ciao ciao con la manina, buon Santo Stefano, buone feste e a presto, ciao!